Che cosa è accaduto ieri mattina a Vallo della Lucania? Lei si è svegliato, si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e che cosa ha visto? Ho visto lì che nel quartiere della Spess, praticamente dietro l'asilo della Luinetti, stavano tagliando degli abeti che sono stati piantati da noi del quartiere più di 30 anni fa, abeti che creavano una bella ombra sulla Luinette, che decoravano e abbellivano il quartiere, perché la differenza tra Vallo della Lucania e un quartiere della periferia di Nocera o di San Giovanni a Teduccio è questo, sono gli alberi. Se li togliamo, ce ne andiamo a vivere a Nocera e a Pagani. Ecco, ma non c'è un'apposita norma sulla salvaguardia degli alberi in un centro urbano? Sì, non solo c'è, ed è importantissima perché è la famosa legge Clini che è uscita un paio di anni fa, la legge numero 3 del 2013, se non sbaglio, 2014, bisogna vedere comunque, è una legge che obbliga i comuni a censire gli alberi secolari, quelli caratteristici di un quartiere, e questo era un obbligo che i comuni avevano. Dovevano mettere in essere entro 6 mesi dall'entrata in vigore, quindi credo che nessun comune in provincia di Salerno, forse solo Salerno all'epoca quando era sindaco De Luca, ha attuato questa legge. Ma a parte la legge Clini, io feci nel 21 novembre di un paio d'anni fa un convegno in occasione della Festa Nazionale degli Alberi e dove spiegavo ai consiglieri delegati al Verde, agli amministratori presenti della importanza non solo degli alberi, ma della salvaguardia di questo, del nostro ambiente. Ma è rimasto comunque tutto lettera morta. Questo è davvero, un peccato. Qual è il suo stato d'animo al momento? Lei è arrabbiato? Lo stato d'animo è lo stesso stato d'animo che Saramago, il premio Nobel, aveva quando sentiva parlare di alberi il suo padre. Suo padre che prima di morire era andato nel suo orto ad abbracciare gli alberi, perché gli alberi sono, a differenza degli animali che possono scappare, sono là saldamente attaccati e non possono fuggire e fanno parte di te e della tua vita. E noi facciamo parte di questo ambiente, di questa vita, e le nostre radici sono le stesse radici degli alberi. Perciò chi ci amministra o i tecnici del comune dovrebbero sviluppare un minimo di sensibilità prima di acchiappare una banda di Sterminator e decimare quello che c'è di più bello intorno a noi.